È particolarmente difficile posizionare le immagini all'interno del piano di lavoro. Ad esempio, in questo caso non è facile allineare questa foto con le altre due, oppure posizionarla sull'estremità del fotolibro. Il software Sal Design dispone tuttavia di una guida per l'allineamento che potrà aiutarvi in questa operazione. Nel menu Impostazioni, questa opzione è già selezionata come predefinita. Potrete tuttavia disattivarla e attivarla di nuovo quando lo preferite. Mentre l'opzione è attivata, noterete come le foto si posizionino automaticamente in corrispondenza del bordo degli altri oggetti, indicando nello stesso tempo la distanza tra loro. Questa funzione è valida anche in corrispondenza del bordo del fotolibro, permettendoci così di posizionare la foto esattamente sull'estremità della superficie. Inoltre, per posizionare gli oggetti, possiamo anche servirci delle griglie, disponibili di diverse dimensioni. E in aggiunta, semplicemente selezionare questa opzione per attivare il posizionamento automatico degli oggetti su di essa. Potrete notare, difatti, come la foto tende ad allinearsi alla griglia, permettendoci così di posizionare le immagini correttamente in base ad essa, e successivamente modificarne le dimensioni. Le griglie possono essere disattivate in qualsiasi momento. Adesso è il tuo turno!